tutti. Allora, le mie saranno delle brevi osservazioni rispetto a quella che è la, il provvedimento cui il consiglio sul quale il consiglio è chiamato a pronunciarsi. In effetti, quello di oggi è la conclusione dell'iter del bilancio preventivo dell'anno 2011, che come si sapete è stato un bilancio di carattere strettamente tecnico, in quanto predisposto dal commissario straordinario nel mese di maggio del 2011 per l'appunto. Anche in questo momento, così come è stata la manovra di riequilibrio approvata dal Consiglio nel mese di settembre, può essere una sintesi dell'autosposto in questi pochi mesi dalla Giunta e dall'amministrazione Cancola. Prima di illustrare quindi la manovra in sé, sarebbe opportuno soffermarsi seppur brevemente nella condivisione di alcune riflessioni sullo stato della finanza locale, alla vigilia poi di quello che sarà la manovra di bilancio del 2012. L'esercizio finanziario del 2011, in cui oggi continuiamo a discutere, si è basato sul più imponente taglio alle spese della storia recente degli enti locali e del comune di Casoria per lo specifico. È utile ricordare infatti che abbiamo subito notevoli tagli dei trasferimenti dello Stato, pari quasi a 4 milioni di euro per il 2011, rispetto al 2010 ulteriori tagli sono previsti per il 2012, che possono essere quantificati in una misura che di fatto non dovrebbe essere inferiore ai 2 milioni e mezzo di euro, non dovrebbe essere inferiore ai 2 milioni e mezzo di euro, probabilmente sarà anche superiore. Quindi, devo dire, non era neanche scontato che il comune, l'ente, potesse reggere a questi consistenti tagli dei trasferimenti. Tuttavia, con orgoglio dico, la politica del rigore intrapresa da subito dall'amministrazione Cancola ha permesso anche in questa sede di garantire quelli che sono gli equilibri di bilancio. Anzi, a finanziare tra l'altro gran parte dell'equilibrio di bilancio con tagli alla spesa corrente. Il bilancio di previsione dell'anno 2011 è stato costruito infatti su un trend di spesa storica senza strategia. Una sorta di bilancio di smantellazione, potremmo dire. Nel mese di settembre si è cercato di correggere qualche intervento ed oggi si cerca di dare un ulteriore segnale in tal senso, definendo quelle che sono le priorità dell'amministrazione, pur nei limiti delle ristrettezze del bilancio. Un bilancio tecnico fortemente condizionato da una serie di tagli provenienti determinati dalla politica nazionale. Devo dire che quella che era la manovra di assestamento è stata, questo di questo mi ha fatto piacere, è stata illustrata in sede di commissione bilancio, la quale commissione tra l'altro ha
e riporta maggiori entrate per 161.700 euro, di cui 41.700 quali proventi legati alla raccolta differenziata e 120.000 euro per maggiori incassi già registrati per l'imposta comunale sulla pubblicità, afferenti al settore dei punti. La differenza complessiva quindi tra maggiori entrate e maggiori spesa e minore spesa è esposta per 104.580 euro. Con queste risorse abbiamo più finanziato. Altrimenti si passerà direttamente al voto. C'è qualcuno che chiede di intervenire?